Buongiorno a tutti, aspettiamo ancora un paio di minuti, poi iniziamo. Buongiorno, di nuovo benvenuti a tutti. Grazie per chi è già in attesa del webinar. Aspettiamo veramente un minuto d'orologio, poi iniziamo. Intanto, oltre a ringraziarvi tutti per la presenza, vi ricordo che cercheremo di limitare la lunghezza del webinar a un'ora e che se avete necessità e domande potete usare il pannello apposito che vi trovate nel webinar. Ancora appunto un minuto, poi iniziamo. Inizio io a fare una breve introduzione, poi lascio la parola a Francesco che vi illustrerà poi il cuore dell'argomento di oggi. Bene, partiamo. Buongiorno di nuovo a tutti. Io sono Mario Zacchini, appartengo al Centro Computer e appartengo al team che si chiama Software Defined Data Center, dedicato alle tematiche appunto data center. E il VIM lo terremo io in breve introduzione e Francesco Bonetti di VIM per la parte appunto relativa alle novità di VIM. Questa ve la faccio vedere velocissimamente, che non fa altro che descrivere quelle che sono i contorni, le caratteristiche del centro computer che è nata più di 30 anni fa e che ha
questi numeri e queste dimensioni. La faccio perché, pertanto, non è questo l'oggetto dell'incontro di oggi. Certo computer si è strutturata nel tempo, se adesso aspettiamo che arrivi la nuova schermata. Scusate la lentezza per un attimo, si è situata nel tempo costruendo una serie di team specializzati, che sono dedicati sia al mondo servizi che al mondo prodotti, e abbiamo definito una serie di strutture di team composte da varie persone che sono dedicate a varie tematiche. Qui ve l'elenco, il team di cui faccio parte io si chiama Software Defined Data Center, che ha come obiettivo principale quello appunto di focalizzarsi su tutte le tematiche legate a quella che è il cuore delle nostre infrastrutture, delle vostre infrastrutture informatiche ad oggi, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'infrastruttura, gli impianti di virtualizzazione e storage che ne fanno uso e di conseguenza tutte le soluzioni di business continuity, di disaster recovery e nell'ambito di infrastruttura e tipologie di infrastruttura, soluzioni di server storage tradizionali o di iperconvergenza e quello che di fatto ci offre e ci potrà offrire l'informatica. Non secondaria, ovviamente, anzi, è la tematica di oggi e sono tutte le problematiche legate alla data protection, di cui ovviamente e le soluzioni VIM fanno parte a pieno titolo. Qui solo un piccolissimo riassunto velocissimo di quelle che sono ad oggi sono sempre state e sono la ragione del successo di Vim come soluzione, che sono tutte le funzionalità che mette a disposizione per fare i backup e recovery in modo veloce e soprattutto sicuro e funzionante. Non, ovviamente non ve le sto a elencare, e sono solo dei riassunti, il riassunto di cosa mette a disposizione già da oggi Vim per il mondo, per gli hypervisor VMware e Hyper-V. Ovviamente nelle slide che andremo a vedere, che Francesco presenterà, andremo a vedere le novità aggiuntive che vengono introdotte dall'ultima versione disponibile di Vim, Backup Application e Vim Availability. Quindi a questo punto io non volevo rubare troppo tempo a Francesco, anche perché la canna al fuoco è tanta, quindi vi ringrazio. Chiaramente, come avevo detto in precedenza, a fronte di domande e qualunque esigenza possiate avere, potete usare il pannello apposito legato appunto alle domande, che potete scrivere tranquillamente, potremo rispondere sia in corso d'opera che alla fine. E a questo punto lascio la parola a Francesco. Ti passo la palla, Francesco. A te. Francesco, ci sei? Sì, ci sono. Buongiorno a tutti, mi sentite? Tu mi senti, Mario? Sì, ti sento, ti sento. Ok, quindi immagino che possano sentire anche Sì, tutti i partecipanti non del vedo webinar. obiezioni, però aspetta, forse ne vedo una. Ci sentite? Se potete rispondere attraverso il pannellino, così Sì, verifichiamo anche. perfetto, perfetto la risposta. Grazie a Giampaolo che ha risposto. Direi di sì, direi di sì. Le persone sentono. Ok, allora dovreste vedere anche in questo momento il titolo della mia parte, quindi vi parlerò un po' delle novità Vim in arrivo. Nello specifico, queste sono le cose di cui vi parlerò oggi, quindi Availability for Nutanix AHV, il nuovo virtualizzatore, anzi il virtualizzatore gratuito di Nutanix. Vi parlerò anche di quelle che sono le novità introdotte con Vim Backup per Office 365 versione 2.0 e poi andremo a vedere nello specifico invece due novità in arrivo con la prossima release, il prossimo update numero 4 di Vim Backup Application 9.5. Mario vi ha già raccontato prima qualcosa, vi ha anticipato qualcosa su quello che è, diciamo, la nostra soluzione principe nel portafoglio di famosa
di Vim, quindi backup replication, in uscita Update 4 porterà molte novità, alcune delle quali, come vedete evidenziato appunto nell'agenda, Staged Restore e Quarantine, andremo a vederle poi nello specifico più avanti. Quindi direi di partire con quello che riguarda la viability for AHV, quindi un nuovo prodotto che si va a inserire nel portafoglio Vim, nello specifico appunto Vim Availability per Nutanix e AHV. Cos'è AHV? Due parole su OAHV. Acropolis è l'hypervisor basato su tecnologia KVM di Nutanix. Come sapete, nel momento in cui si acquistano le soluzioni iperconvergenti di Nutanix, avete la possibilità di scegliere tra tre hypervisor: il classico VMware vSphere, oppure in alternativa Microsoft Hyper-V, ed anche una soluzione che sta prendendo sempre più piede, l'Acropolis Hypervisor. Perché? Perché questo hypervisor, a differenza degli altri, è un hypervisor gratuito che vi viene dato assieme con appunto la soluzione iperconvergente Nutanix. Qual era il problema da superare con questo nuovo hypervisor? Il fatto che non vi fossero soluzioni enterprise di backup per questo appunto per questo nuovo hypervisor. Vim ha superato il problema introducendo una propria soluzione di cui appunto andiamo a parlare. Nello specifico come funziona? Innanzitutto viene fatto il deploy di quella che si chiama Vim Backup Proxy Appliance for AHV. Quel quadratino, diciamo, che vedete a sinistra con le quattro freccine, non è altro che una virtual machine che vi aiuta nel fare il backup delle virtual machine appunto residenti sull'hypervisor Acropolis. Dopodiché, nel vostro ambiente avrete comunque un server Vim Backup Replication con almeno un repository dedicato. Il funzionamento com'è? L'appliance, diciamo, il proxy appliance per Acropolis si autentica al Vim Backup Server, Vim Backup Application Server. Dopodiché, nel momento in cui c'è la necessità di fare backup delle virtual machine, vengono creati degli snapshot nativi Nutanix, snapshot che vengono a questo punto montati sulla virtual appliance Vim Backup per Acropolis, la quale, tramite appunto il fatto di poter leggere questi snapshot, averli montati su di sé, è in grado di farne il backup e mandarlo direttamente al repository Vim Backup Replication. Quindi questo è appunto quello che è il workflow per il backup. Successivamente, come avviene la gestione dell'appliance? La gestione dell'appliance avviene tramite una propria user interface di tipo web direttamente sull'appliance, una user interface che è completamente uguale, molto simile, usa proprio quello che è il feeling di Nutanix Acropolis, quindi nulla di nuovo da imparare, nulla di difficile, ma appunto il fatto di poter usare una user interface molto simile con quello che si chiama Family Feeling di Nutanix. Interfaccia Vim, ovviamente, però simile a Nutanix. Quindi da lì si va a configurare tutto quello che è appunto l'ambiente relativo alla protezione delle macchine virtuali su Acropolis, oltre a configurare i backup, a schedulare i backup e poter fare i restore completi delle virtual machine. Si fa tutto attraverso questa console web. Ma i backup sono importanti, ma sono i restore, come dice la slide, sono i restore quelli che salvano le vite e il lavoro. Per quale motivo? Allora, come si fanno più che altro questi restore? Come anticipavo precedentemente, nella slide precedente, se devo fare un restore di un'intera virtual machine, ci colleghiamo ancora una volta direttamente alla interfaccia web della nuova appliance, appunto Vim. Backup Availability per Nutanix Acropolis. Da lì avviene il processo inverso di full restore della virtual machine. Ovviamente il full restore prevede il fatto che si possa ripristinare la macchina virtuale sovrascrivendo
l'originale, ma che si possa anche creare una nuova macchina virtuale mantenendo la vecchia macchina, diciamo, di cui abbiamo dovuto fare il restore. Questo banalmente perché magari c'è la necessità di andare a comunque indagare il motivo per cui si sia corrotta quella macchina, quindi si vuole mantenere la vecchia copia. Bene, questo è il restore completo. Mentre dalla classica interfaccia Vim Backup Replication possiamo fare tutti gli altri restore che comunemente conosciamo e facciamo da Vim Backup Replication, quindi restore di tipo file level. Possiamo fare anche, quindi restore diretti all'interno delle virtual machine. Possiamo fare anche backup copy o archive copy. Se nella nostra infrastruttura esiste già una tape library, ad esempio, siamo in grado di mandare i backup, copie dei backup che abbiamo eseguito dalle nostre macchine virtuali che appunto girano su Acropolis, mandare copie dei backup per archiviazione direttamente su tape, oppure fare delle copie di backup remote. Magari abbiamo una seconda sede o ci appoggiamo a un service provider, ad esempio, che utilizza la tecnologia Vim Cloud Connect per mandare copie dei nostri backup, ad esempio, fuori dalla sede, direttamente in cloud. Questo si fa tutto attraverso l'interfaccia, appunto, di Vim Backup Replication, una classica interfaccia che già conosciamo. Tramite quell'interfaccia, l'interfaccia di Vim Backup Replication, è possibile fare anche Application Restore. Quindi è possibile andare a fare, oltre che il ripristino dei singoli file, il file level restore, anche il ripristino di oggetti applicativi, quindi ripristino granulare, ad esempio, di oggetti Exchange, SharePoint, Active Directory, SQL Server o Oracle Database. Questi sono i classici restore granulari che facciamo attraverso i Vim Explorer, comunemente utilizzati per le architetture vSphere o Hyper-V. In questo caso tutto è possibile anche appunto con il nuovo hypervisor di Nutanix, appunto Acropolis. Questa quindi la novità per quanto riguarda appunto il backup, la protezione di queste infrastrutture, attualmente già disponibile, acquistabile. E quindi, se avete questo tipo di infrastruttura o state pensando a questo tipo di infrastruttura, sappiate che esiste una soluzione enterprise di backup, appunto, fornita direttamente da Vim. Ovviamente chiedete pure al centro computer che vi saprà aiutare nella scelta. Novità Vim Backup per Office 365 versione 2.0. Cambiamo completamente argomento, non parliamo più di infrastruttura on-premises, ma bensì di servizio in cloud, quindi software as a service, come appunto l'offerta Microsoft Office 365. Vim Backup per Office 365 non fa altro che proteggere appunto quella che è tutta la vostra infrastruttura su Office 365, partendo da il servizio più diffuso, quindi l'Exchange Online, la posta online. Questo era un argomento, un ambiente già protetto con la precedente versione, ma sono state aggiunte delle novità anche per quello che riguarda Exchange Online. Novità tra cui, come potete vedere nella slide, la possibilità di selezionare utenti da gruppi. Gruppi che possono essere gruppi di Office 365, Security, Distribution, Dynamic Distribution, eccetera. Il Vim Explorer per Exchange permette ora anche di fare il confronto tra l'oggetto in produzione e l'oggetto insito nel backup. Può capitare anche abbastanza spesso che vengano eseguite delle modifiche sulle mailbox o delle banali cancellazioni o spostamenti di mail di oggetti da una mailbox, magari da una cartella a un'altra cartella. Ecco che la possibilità di fare questo confronto ci permette di andare a scovare, ad esempio, dove è stata spostata una tale mail che non riusciamo più a trovare.
L'Explorer per Exchange ora permette anche di fare auditing di quelle che sono le sessioni, quindi la possibilità appunto di loggare tutte le sessioni di ripristino tramite l'Explorer per Exchange, ora anche compliant con il GDPR per quello che riguarda appunto l'auditing. La possibilità tramite la tecnologia Cloud Connect di fare point in time e discovery. Quindi, nel caso in cui si volesse utilizzare il prodotto Vim Backup per Office 365 tramite un service provider, ecco che anche in questo caso c'è la possibilità appunto di utilizzare le discovery. Due parole giusto su quello che è le discovery, la possibilità di fare ricerca avanzata di quello che è l'oggetto che vogliamo recuperare o ripristinare. Ricerca avanzata che potrebbe essere nel caso in cui l'utente ci dica: ricordo solo di aver cancellato, di aver perso la mail che mi era stata inviata la settimana scorsa da una persona che si chiamava Mario. Ecco, sappiamo solo queste cose, quindi andarlo a cercare attraverso questa interfaccia di tipo eDiscovery in un modo molto semplice, andando a inserire questi campi, ad esempio data di ricezione, settimana scorsa, e il nome dell'utente che mi ha inviato la mail, Mario. Altra cosa, in quelle che sono le novità per quanto riguarda Exchange Online, il pieno supporto a PowerShell e RESTful API se abbiamo la necessità di fare automazione. L'interfaccia, come potete vedere nella granularità del backup, è possibile appunto andare a scegliere utenti, gruppi di Office 365, security group, site per quello che riguarda SharePoint o organizzazioni. Ancora una cosa, è possibile andare a specificare cosa vogliamo processare nel job di backup e sia per quello che riguarda ad esempio mail, archiviazione, OneDrive, site, o quello che riguarda appunto gli utenti, quindi i membri dell'organizzazione, gruppi di mail, eccetera. Due parole vorrei spendere su quello che riguarda la retention del prodotto, perché questa cosa non è mai chiara, quindi preferisco soffermarmi un pochino di più. Ricordiamo che la retention per quello che riguarda il prodotto di backup dell'ambiente Office 365 Exchange Online non è la classica retention dei backup dell'infrastruttura on-premises, ma è una retention vista più come archiviazione. Come potete vedere, abbiamo la possibilità di scegliere tra un numero di anni predefiniti, ma possiamo anche andare a specificare un numero di giorni a piacere, oppure mantenere per sempre la nostra posta. Come funziona? Vi faccio un esempio classico. Nel caso in cui si andasse ad impostare la retention policy a 3 anni, come nell'esempio, cosa succede? Succede che al primo avvio del backup appunto della posta su Exchange Online, il prodotto Vim Backup per Office 365 andrà a fare una copia di tutta la posta che c'è all'interno della mailbox Office 365 fino da oggi, fino a 3 anni fa, portandolo appunto nel proprio archivio di backup. Cosa succede domani? Quando girerà nuovamente il job di backup, ecco che andrà a prendere solamente le nuove mail che sono arrivate o che sono state aggiunte a dei thread di posta entro i 3 anni a partire da domani. E cosa succede alle mail invece che hanno compiuto 3 anni e un giorno? Ecco che quelle invece vengono eliminate dall'archivio. Pertanto io mi troverò sempre in linea, sempre nell'archivio di posta, diciamo nel backup di Vim Backup Office 365, le mail sincronizzate, gli oggetti mail, ovviamente appuntamenti del calendario, contatti, tutto quello che risiede nella nostra mailbox sincronizzate a 3 anni. Quindi spero che la spiegazione sia stata chiara. Ovviamente posso configurare 3 anni, 2 anni, 3 anni, 5, 7, 10, come potete vedere, 25 o per sempre.
La granularità nel restore, questo è il Vim Explorer per Exchange Online in questo caso. Quindi, come si può vedere, posso andare a sfogliare tutta la mailbox dell'utente e andare a ripristinare i singoli oggetti, quelli che possono essere in questo caso evidenziato delle mail, ma posso anche entrare in quello che è il calendario, le note, i contatti, l'archivio e andare a ripristinare il singolo oggetto. Posso anche fare esportazione degli oggetti come file PST dell'intera mailbox, di parte della mailbox, quindi di cartelle, eccetera. Dicevo prima, evidenziavo prima la possibilità di fare il compare, come vedete, dove c'è l'iconcina della bilancia. In quel caso posso pur appunto fare il confronto con quello che è l'oggetto evidenziato, quindi in questo caso la inbox, tra backup e la situazione reale invece all'interno della mailbox. Altra cosa che si può fare con BIM Backup per Office 365 è la migrazione delle mailbox, quindi la possibilità, ad esempio, di andare a ripristinare un'intera mailbox da Office 365 a Exchange On Premises o viceversa. Se faccio il backup di mailbox su Exchange On Premises tramite Vim Backup per Office 365, appunto ho la possibilità di fare il contrario, l'operazione contraria. Quindi, come potete vedere, in questo caso vado a specificare qual è il target. Come potete vedere, ho preso una mailbox che sta su Office 365, in questo caso, e la vado a ripristinare appunto in un'altra mailbox. Quindi da Carl la vado a ripristinare a Paul, ovviamente andando a specificare quelle che sono le opzioni di ripristino, quali changed item, missing item e mark restore item as unread. Altra novità introdotta invece questa con la nuova versione di Vim Backup per Office 365, versione 2.0, il supporto a SharePoint online. Molti clienti, molti utenti stanno spostando le proprie intranet, quindi i propri siti SharePoint on premises, li stanno spostando su Office 365. Questo poi fa nascere la necessità di proteggere questi siti su SharePoint. Vediamo cosa possiamo proteggere, cosa possiamo fare, le caratteristiche principali di Vim Backup per Office 365 relativamente a SharePoint, la possibilità di proteggere siti globali, siti personali, gruppi di siti o sottositi, ovviamente supportati temi classici, temi moderni, liste, items, history, allegati, i permessi degli oggetti, quindi degli item. Per quello che riguarda l'home page, master, publishing, wiki, eccetera, eccetera. Ovviamente quello che è il Vim Explorer per SharePoint, l'acronimo è quel VESP, permette il restore anche attraverso PowerShell e RESTful API, anche questo per quanto riguarda l'automazione, se vogliamo appunto automatizzare il processo attraverso magari portali che già abbiamo in casa. La granularità del restore ci permette, ad esempio, di andare a ripristinare appunto singoli oggetti, vedere l'history, eccetera. Ovviamente con SharePoint abbiamo anche la possibilità di proteggere il OneDrive for Business, quindi quello che non è altro poi che il sito personale di ogni singolo utente nell'organizzazione Office 365. In questo caso posso proteggere e fare il backup di utenti, gruppi, attributi estesi, quindi incluso l'accesso condiviso. Il restore viene fatto attraverso un nuovo Explorer che si chiama Explorer per OneDrive. C'è la possibilità di fare il restore di tipo completo, bulk, quindi o un restore anche tipo OneNote. E anche qui l'integrazione completa con quello che riguarda RESTful API e PowerShell per l'automazione. E anche in questo caso la possibilità di sfruttare tecnologia Cloud Connect con le Discovery nel caso in cui volessimo usufruire del servizio dato da service provider certificati BIM.
In questo caso la granularità nel restore ci fa vedere appunto la possibilità di entrare all'interno dell'organizzazione e prendere il singolo SharePoint dell'utente Paul per potergli ripristinare il proprio contenitore. Quindi ci sono anche dei miglioramenti generali per quello che riguarda la soluzione di Vim Backup per Office 365, quindi non solo per i singoli prodotti che abbiamo visto, ma appunto a livello di intera soluzione. Ci sono notifiche per l'auto-update, quindi nel caso in cui escano aggiornamenti, patch, nuove release del prodotto, c'è la notifica appunto che ci ricorda della nuova versione. C'è la possibilità di fare un upgrade semplificato, la possibilità di collezionare il log della soluzione, log che sono relativi al server, alla console, ai proxy, eccetera, abilitare e disabilitare il logging esteso, quindi che può essere utile ad esempio in fase di supporto se dovessimo avere dei problemi, e nota non da ultimo la possibilità di selezionare il colore dell'interfaccia, cosa che ci è stata richiesta perché non tutti magari possono gradire il classico colore verde dell'interfaccia di Vim. Andiamo a vedere una slide per quello che riguarda l'architettura. L'architettura si compone principalmente di tre oggetti, quindi quello che è il VBO server al centro della slide, VBO server che è l'intelligenza, diciamo, il motore di tutta la soluzione. Il VBO server lo posso gestire attraverso la propria console, può essere gestito attraverso sistemi di automazione, quindi quali RESTful API o PowerShell. Al VBO server si connettono i VBO proxy. I VBO proxy sono i veri e propri data mover, sono quei servizi dedicati a eseguire il backup del nostro ambiente. Dopodiché, repository. Repository sono i contenitori del backup. Come vedete sopra in verde, invece, quelli sono, oltre alla console, come dicevo prima, i vari explorer che ci permettono di fare il restore. C'è un'intera integrazione con quello che riguarda l'ambiente, appunto Microsoft Office 365, e la possibilità di fare aggiornamenti tramite il Vim Update Service, se il nostro server ovviamente può andare a uscire in internet. Bene, passiamo oltre e andiamo a vedere un paio di novità in arrivo con Vim Backup 9.5 Update 4. Se vi fossero domande su quello che abbiamo raccontato finora, fatele pure, altrimenti teniamo un po' di spazio alla fine per eventuali domande. Vedo che al momento non ci sono domande, quindi proseguo con la presentazione. Prima novità in arrivo, Staged Restore. O come diceva la canzone, non ti scordare di me. Andiamo a vedere un po' quella che è la sfida. Si parla di diritto all'oblio, del famoso GDPR, GDPR che bene o male ha toccato tutti noi come utenti di servizi e anche come aziende per poter essere compliant. Quindi, qual è la sfida? La sfida è rimuovere da tutti i sistemi di produzione i dati appunto che il cliente o l'utente ci ha richiesto di rimuovere. Ovviamente questa rimozione fa sì che i dati nel backup, cioè che i backup non siano più ripristinabili. Pertanto una sfida non da poco. Cosa significa questo? Significa che eliminare questi dati da un backup rende il backup stesso non più consistente, non più ripristinabile, perché appunto il backup per propria definizione deve essere immutabile, deve essere chiuso, deve essere appunto sicuro e certificato che non sia cambiato nulla all'interno del backup stesso. Quindi, come possiamo superare questa richiesta del diritto all'oblio?
Innanzitutto, per quello che riguarda, qui faccio un esempio, per quello che riguarda i dati in produzione, la cosa è relativamente semplice. Ad esempio, se il tal cliente, il tal utente ci richiede di eliminare tutti i propri dati all'interno della nostra azienda, non facciamo altro che, ad esempio, attraverso degli script, delle query SQL, andare a eliminare tutti quei dati all'interno del database di produzione. In questo caso, noi saremo sicuri che i dati di quell'utente che ci ha chiesto la rimozione, appunto, siano stati eliminati. Ma cosa succede all'interno delle copie di backup, dei backup di quella macchina con il SQL, con il nostro CRM, eccetera, eccetera? Quei dati risiedono ancora, fin tanto che non scade la retention del backup. Immaginiamo se abbiamo una retention, ad esempio, di archiviazione per un anno, noi manterremo comunque all'interno del backup di quella macchina database i dati che ci sono stati richiesti per un anno. Quindi, in fase di ripristino, se dovessimo ripristinare il nostro database o la nostra macchina virtuale a una data in cui ci siano ancora all'interno quei dati, ecco che la cosa risulta molto, molto, molto difficile. E un'eliminazione, una pulizia di quei dati post ripristino non è così semplice, a volte è rischioso, e comunque si va ad infrangere quella che appunto è la richiesta del GDPR. Quindi, cosa introduce Vim? Vim introduce una nuova caratteristica, una nuova feature che si chiama appunto Staged Restore attraverso l'utilizzo dei Vim Data Labs. Data Labs è il nuovo nome di quella che è la tecnologia Virtual Labs, che già esiste in Vim Backup Application. Cosa si fa? Si fa un ripristino della virtual machine, un ripristino dell'intera virtual machine in un'area di staging. Un'area di staging, quindi, che non è assolutamente un'area in produzione. La macchina virtuale non è assolutamente in rete, ma appunto è in un ambiente bolla, assolutamente segmentato e non accessibile dai sistemi in produzione. In questo ambiente, ecco che si fa girare lo script, ad esempio, che abbiamo utilizzato per eliminare i dati dall'ambiente di produzione. In questo caso, successivamente, viene fatto il restore della macchina. Ecco che la macchina ripristinata nell'ambiente di produzione sarà la macchina senza i dati che avevamo dovuto eliminare anche dall'ambiente di produzione. Quindi, ripetendo, riassumendo, scusate, il Vim Data Lab è l'evoluzione della tecnologia Virtual Lab, permette appunto di creare una macchina, di accendere una macchina virtuale in un ambiente sandbox on demand, quindi quando ce n'è bisogno. Lo Staged Restore sfrutta questa tecnologia, appunto Data Lab, e permette di applicare quelli che sono i workflow esistenti, cioè quelli già implementati nell'ambiente di produzione per essere conformi alle norme GDPR, permettendo quindi un ripristino in produzione della macchina, dei dati backupati, che contengono ancora al loro interno quei dati che avevamo dovuto eliminare, appunto, che ci erano stati chiesti di eliminare per quello che riguarda il diritto all'oblio. Andiamo a vedere com'è l'interfaccia. Ecco che diciamo, nel wizard di Full VM Restore c'è una nuova voce che si chiama appunto Staged Restore. Non guardate quel TBD perché sta per To Be Defined, potrebbe anche cambiare nome nel momento in cui andremo in rilascio, però al momento si chiama Staged Restore la tecnologia. Ecco che in questo caso abbiamo la possibilità di decidere su quale virtual lab accendere la macchina, quindi su quale ambiente bolla, su quale sandbox andare ad accendere la macchina virtuale e qual è lo script, ad esempio, per fare la pulizia dei dati all'interno, prima che venga ripristinato la macchina in produzione. Ovviamente possiamo scegliere
uno script, in questo caso si chiama cleanup.bat, e le credenziali da utilizzare per far girare questo script. Quindi una cosa molto semplice, un'idea semplicissima, brillante, che funziona ovviamente in modo garantito. Andiamo a vedere invece ora la prossima, l'altra novità, si chiama quarantena. Qual è la sfida? In questo caso si parla di ransomware, di virus, eccetera, eccetera, tutte quelle cose malevole che possono succedere all'interno del nostro ambiente, della nostra rete. Qui il problema principale sono quelle minacce di tipo zero day, quei ransomware dormienti che per qualsiasi motivo infettano la nostra macchina, rimangono all'interno della nostra macchina senza che ce ne accorgiamo e poi, a una bella data, ecco che scatenano il loro payload. Cosa succede al momento in cui noi andiamo a fare il backup di queste macchine che al loro interno contengono questi ransomware, ad esempio? Che ovviamente backupiamo anche i ransomware. Quindi la nostra macchina conterrà anche queste minacce. E fin tanto che loro non scatenano il loro payload, gli antivirus stessi non hanno la definizione di queste minacce, di questi virus, appunto perché fin tanto che non c'è il primo caso, l'antivirus, per quanto sia capace, utilizzi tecnologie euristiche, eccetera, eccetera, ma difficilmente può trovare una minaccia fin tanto che questa minaccia appunto non ha scatenato il proprio payload. Quindi i nostri backup, i backup delle nostre virtual machine, ecco che conterranno anche le minacce. E in fase di restore, se la minaccia è già stata, nel frattempo è passata la data appunto in cui la minaccia viene eseguita, ecco che andremo a ripristinare anche i virus stessi con la minaccia pronta a il payload pronto a essere eseguito. Cosa permette di fare la tecnologia quarantena di Vim? In un modo simile a quello che abbiamo visto prima per lo stage restore, permette di fare una scansione, più scansioni antivirus prima che venga fatto il ripristino in produzione. Ovviamente la scansione è opzionale, ma ci permette di essere assolutamente sicuri se dovessimo avere il dubbio che i backup delle nostre virtual machine contengano qualche forma di virus, di ransomware, eccetera, di poter fare questo tipo di scansione. Come funziona? Funziona in un modo, ripeto, simile a quello che abbiamo visto prima per lo stage restore. In questo caso vengono montati i dischi del file di backup su quello che è il nostro mount server. Il mount server va ad attivare il controllo antivirus su questi volumi che abbiamo montati e abbiamo ovviamente diverse opzioni su come procedere una volta che dovesse venire trovato una minaccia, un virus all'interno di quei dischi. Le integrazioni che saranno disponibili sin da subito all'uscita dell'update 4 di Vim Backup Replication 9.5 sono Windows Defender e Symantec Protection Engine. All'interno della soluzione esiste anche un file di esempio, in questo caso per ESET, che può essere semplicemente modificato per poter sfruttare il motore di antivirus che ad esempio potete avere già in azienda. Quindi, casi d'uso ad esempio possono essere quelli di restore da sedi remote o secondarie in cui c'è un limitato personale IT e quindi non si ha quella sensibilità o non si ha una sicurezza che quelle sedi diciamo siano protette o dovessero avere o siano state soggette ad attacco virus o ransomware, eccetera. Nel secondo caso, nessun antivirus da solo è in grado di rilevare tutte le minacce. Quindi, più scansioni di antivirus diversi sullo stesso disco, ecco che questi ci danno la sicurezza di, diciamo, di appunto di essere sicuri
perdonate il bisticcio, di che non ci siano minacce o virus su questi dischi. Perché appunto riesco a andare a fare più scansioni del disco. Ovviamente anche in questo caso GDPR richiede che i backup siano ripristinabili e una verifica incompleta senza una scansione antivirus diciamo va un po' contro quello che è le richieste del GDPR. Ovviamente l'opzione di scansione è estesa anche a quelli che sono i job di Sure Backup. Giusto una parola, due parole sul Sure Backup: è una tecnologia che già esiste nella soluzione VM Backup Replication che permette di fare il test di restore, quindi quello che è il famoso test di disaster recovery dei nostri backup, in modo automatizzato e schedulato direttamente sulla console di Vim Backup Replication, senza l'intervento di nessun utente, di nessun amministratore di backup. Ecco che questa scansione antivirus può essere associata anche a un job di tipo Sure Backup. Questa è l'interfaccia della funzionalità, come dovrebbe uscire con la nuova versione, il nuovo Update 4, la possibilità quindi di poter fare una scansione dell'intera virtual machine e nel caso in cui dovessi trovare un'infezione, procedere con il ripristino del disco, ma disabilitando la scheda di rete, oppure abortire direttamente il ripristino. È possibile anche fare una scansione completa del volume e continuare appunto nel caso in cui dovessimo trovare dei virus. Altra interfaccia, questa è la scheda del job di Sure Backup, quello che abbiamo anticipato prima, cioè la possibilità di fare il test di disaster recovery. In questo caso, nuova opzione, nel momento in cui vado a fare il test di ripristinabilità di quella virtual machine, ecco che ho la possibilità anche di fare una scansione antivirus durante appunto il test di disaster recovery della virtual machine, di ripristinabilità del dato. Quindi fare una scansione antivirus e poter eventualmente fare la scansione dell'intero volume, continuando l'operazione se ad esempio dovessi trovare il disco infetto, il sistema infetto. Io con la mia presentazione ho finito, vi ringrazio e rimango disponibile per qualsiasi domanda o chiarimento abbiate bisogno o vogliate avere. Quindi, se avete qualsiasi domanda, non siate timidi. Se avete domande anche che esulano da quello che è, da quelli che sono gli argomenti che abbiamo visto oggi, fate pure. Mario, se anche tu hai raccolto qualche domanda, altrimenti io vi ringrazio nuovamente e vi saluto e vi rinnovo l'invito a seguire i webinar di Centro Computer e di VIM. Non vedo ancora domande. Non so se Mario tu hai ricevuto delle domande dirette. Ok, non vedo apparire domande, quindi vi lascio ancora qualche istante se state scrivendo.
Bene, Mario, non so se vuoi chiudere il webinar, ma io non vedo. Ecco, aspettate un attimo, vedo apparire. Allora, c'è una domanda che ci chiede un partecipante se il backup della posta viene compresso. Allora, per quello che riguarda Vim Backup per Office 365, il backup, il motore non è lo stesso di Vim Backup Replication, quindi non c'è lo stesso algoritmo di compressione e deduplica che avviene su Vim Backup Replication, perché il motore è completamente diverso, e qui c'è un JetDB database, quindi c'è una compressione, sì, data da quello che è appunto il motore, il DB che ospita i backup. Scusate, mi sentite adesso? Sì, ti sento. Ecco, perché per un attimo ero andato fuori linea, quindi sentivo che tu mi chiamavi in causa, ma non riuscivo a intervenire. E Ah, quindi ok. Sì, scusate per ti sento questo, benissimo. completo la domanda che ha fatto Marco. E la domanda era appunto, tu hai già risposto, il backup della posta sarà compresso, barra deduplicato. E poi aggiunge, avendo già Symantec Endpoint installato sui miei server, posso mantenere il mio antivirus e usare Vim solo per backup e lanciare eventuali scansioni, scusa. No, ok, allora l'antivirus lo devi mantenere sempre sui tuoi sistemi. Quello che ti permette di fare la funzionalità quarantena è fare una scansione prima di un restore della virtual machine. Come dicevo poc'anzi, immagina che oggi esca un virus. Per qualsiasi motivo questo virus si insinua in una tua virtual machine, in un tuo server. Oggi il tuo antivirus non ha la definizione per scovare quel virus. Probabilmente uscirà domani. Però intanto tu oggi hai fatto il backup della tua macchina contenente quel virus. Se fra una settimana tu vai a fare il restore di quella macchina virtuale che contiene un virus che non è stato rilevato e tu vai a fare il restore completo della macchina virtuale, ecco che quel virus ti viene ripristinato. Se nel frattempo quel virus dovesse essere un ransomware o un cryptolocker, vedrai che in pochi istanti dopo il ripristino ti andrà a criptare la macchina. L'opzione, la nuova funzionalità appunto di quarantena ti permette durante la fase di restore di andare a fare una scansione della virtual machine prima di fare il restore completo appunto della stessa. Lo puoi fare con il motore appunto Symantec, lo puoi fare col motore Windows Defender, lo puoi fare anche con altri motori purché si vada appunto a configurare quel file di configurazione. Ovviamente questi sono quelli che usciranno, le integrazioni con gli antivirus che usciranno nella data di rilascio, verranno integrate anche con i player più diffusi, più famosi sul mercato. Spero di averti risposto. Sì, Quindi direi la proprio di risposta è sì. Esatto, mantieni ancora i tuoi antivirus. esatto. Altra domanda di Mirko. Tempi di backup della posta su Office 365 installando Vim su Azure, su una macchina virtuale di Azure. Sì, allora i tempi di backup non sono dati tanto da quello che è, diciamo, da dove viene ospitata la macchina, ma sono dati più che altro dal fatto che Microsoft limita la banda in download della posta. Cosa significa questo? Significa che per evitare che vi possono essere degli attacchi, anche in questo caso delle mailbox di Office 365, quindi qualcuno si scarichi completamente la posta, Microsoft stessa, nel momento in cui vede che c'è una grossa quantità di dati scaricati dalla casella postale, limita in modo veramente grande la banda in download. Quindi, ripeto, quello che è
Il primo backup full sarà un'operazione, diciamo, che non dura pochi istanti, pochi minuti. È un'operazione comunque veloce e nel caso in cui tu abbia tante caselle di posta, quindi più delle 4-5 caselle di posta, nel caso in cui ne hai qualche decina, l'intelligenza di Vim Backup Replication cosa fa? Nel momento in cui una casella postale comincia a diventare calda, ecco che ferma o rallenta il backup su quella casella postale e va a fare il backup e download da un'altra casella postale. Quindi se siamo nell'ordine, appunto, da quello che vedo nella chat ora di 350 caselle, vedrai che la banda utilizzata per fare il backup sarà consistente. Farlo su un ambiente Office 365, scusami, su un ambiente Azure, questo backup ti permette di non andare a consumare spazio disco sul tuo ambiente on-premises, quindi mantieni sia la posta in cloud che il backup in cloud, ti eviti di andare ancora una volta a pagare corrente, consumare aria condizionata per i tuoi sistemi, per raffreddare i sistemi, eccetera, eccetera. È una soluzione che noi implementiamo senza problemi e supportiamo, quindi sia il backup in casa, on premises, che il backup in cloud. Rispondendo alla tua domanda, farlo in cloud non ti dà garanzia di una velocità superiore, a meno che la tua banda in download verso il tuo data center non sia di poche decine di megabit. Spero di aver risposto. Se ci sono altre domande, sono a disposizione. Tu, Mario, hai raccolto qualche altra domanda? Però adesso no, aspettiamo un attimo. Ovviamente se doveste avere altre domande che vi dovessero sorgere successivamente, potete scrivere direttamente al centro computer, potete scrivere anche a me, la mia mail, francesco.bonetti@vim.com e vi Io vedo risponderemo. Francesco ha anche evidenziato l'indirizzo del team Sì? 16 di Centro Computer che usiamo come punto di raccolta per tutte le esigenze che poi che ovviamente ti coinvolgo sulle esigenze Certo. che emergono. Ho evidenziato adesso appunto l'indirizzo che potete utilizzare per tutte le problematiche che avete in ambito data center e in particolare di data protection è legata a tutti gli argomenti che abbiamo trattato e sfiorato oggi, alcuni li abbiamo solo visti a volo d'angelo. Se avete altre domande, siamo qui a disposizione. Vi lasciamo ancora un paio di minuti per eventuali domande. Intanto anch'io la ringrazio per l'attenzione fin da ora. Una domanda, Francesco, quando sarà disponibile l'update 4? Allora, non c'è una data precisa di rilascio ancora, si parla di entro fine anno, Sì. assolutamente entro fine anno. Potrei sbilanciarmi tra autunno e dai, poco, manca poco, Sì, non voglio sbilanciarmi manca troppo. poco, Sì, manca sì. poco, entro fine anno comunque. Bene, io non vedo altre domande. Francesco, sei d'accordo? Salutiamo di nuovo tutti e ringraziamo tutti per Ok. l'attenzione e per la partecipazione. E Vi arrivederci saluto per anch'io. i prossimi eventi. Che buona giornata, buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Grazie.